Carissimi MTIers, lascio sempre Sky e il suo Now indietro rispetto ai Big, ma in questo mese di giugno ci sono cose interessanti. Andiamo a scoprire la mia selezione. Prima di passare alle novità in arrivo, due parole sul pacchetto sport e calcio di Sky. Con la perdita dei diritti della serie A, il pacchetto calcio risulta povero con la sola serie B e già si ipotizza lo spostamento della Premier nel pacchetto calcio o la fusione dei due come sulla piattaforma Now. Il vero problema però sono i costi, soprattutto su Now che per un mese di sport e calcio è ancora a 30 euro. Forse la presenza degli europei mitiga la questione, ma se Sky non taglierà decisamente i costi, penso che molti clienti prenderanno il volo. Lasciatemi le vostre considerazioni al riguardo nei commenti ed entriamo nel vivo con le anteprime. Parto con un film italiano già disponibile all'uscita di questo video, Security. Si tratta di una storia liberamente tratta dal romanzo omonimo di Peter Kelsom. Infatti siamo in Italia, per l'esattezza Forte dei Marmi, terra di grandissime ville, di big money, come piace dire oggi. La trama è incentrata sulla moltitudine di spie elettroniche che oggigiorno ci mettiamo in casa per la nostra sicurezza. Nello specifico, la vita di alcuni di questi Ricconi è sconvolto quando una ragazza subisce delle violenze e i primi sospetti ricadono sul padre. Sarà veramente così? Non penso, visto che il nostro protagonista, responsabile della sicurezza di diverse ville, decide di indagare, ritrovandosi a combattere con se stesso il suo presente e il suo passato. Ora rimaniamo in ambito poliziesco, ma ci spostiamo negli USA. Omicidio a East Town è ambientato nei sobborghi di Filadelfia e vede come protagonista Kate Winslet nei panni del detective che si trova a risolvere l'omicidio di una ragazza e la scomparsa di un'altra. Si tratta di una miniserie di 7 episodi che si incastona in quegli USA alternativi e chiusi di cui si parla e soprattutto si sa pochissimo. Ci si ritroverà davanti personaggi distrutti dalla loro vita, prostituzione minorile, suicidi e drammi personali. Se vi piace il genere e soprattutto conoscere il mondo USA, questo fa per voi. Dopo qualche mese Sky decide di rendere disponibile Wonder Woman 1984 a tutti gli utenti senza i 15 euro di aggiunta. Su questo film ne ho già dette di ogni nelle mie live, eppure Raffaele ha convenuto che sono riusciti a fare un pessimo film. Mi aspettavo molto di più da questa pellicola, ma soprattutto una storia più avvincente ed intrigante. Invece mi sono ritrovato a guardare i problemi di una supereroina e cattivi così di spessore che una cartolina svoltata è più alta. Non aggiungo altro se non che ora, se avete Sky, almeno potete vederlo senza sovrapprezzo per rendervi conto di come abbiano fatto male pure diversi pezzi in post-produzione della CGI. Bah! Adesso andiamo negli UK con il film sulla vita straordinaria di David Copperfield. Non dovrebbe servire, ma non si parla della vita del noto illusionista degli anni 80, ma di quello che dovrebbe essere più famoso, cioè il romanzo di Charles Dickens. Siamo quindi negli UK del boom industriale dell'Ottocento. Il nostro protagonista, interpretato da Dev Patel, affronta tutte le difficoltà del divenire uno scrittore. Dovrà infatti superare il patrigno che lo picchia e lo obbliga a lavorare in fabbrica, la morte della madre e la successiva ricerca di finanziatori per realizzare i suoi scritti. Un film che la critica non sembra aver troppo apprezzato, ma che ero curioso di vedere. Purtroppo mi era sfuggito. Che dite, riuscirò questa volta a recuperarlo? Torniamo in Italia con la storia di Alfredino, storia veramente triste e toccante di un bambino che a 6 anni è caduto all'interno di un pozzo artesiano nell'area del Vermicino, vicino a Roma. Questo film in 2 episodi riporta in auge questa vicenda dopo 40 anni dai fatti, con un duplice intento, a mio avviso: mostrare come fosse difficile coordinare le varie forze dello Stato per affrontare un caso così complesso che necessitava di un intervento rapido e delicato, e l'incredibile impatto mediatico che questo fatto di cronaca ha avuto sulla popolazione in quel determinato periodo storico. Infatti la copertura mediatica fu intensa, potremmo quasi considerarlo il momento zero di decine di programmi che oggi sono lo specchio di quello che gli italiani vogliono vedere. Avete mai pensato ad una vacanza perfetta con tutti i sogni che si realizzano?
Questo Fantasy Islands potrebbe però non fare per voi allora. Mi limito a dire che si tratta di una rivisitazione in chiave horror di una serie molto nota e famosa negli anni 70-80 del secolo scorso. Mi riferisco a Fantasylandia con il mitico Riccardo Montalban. Come già detto, in questo film è tutto a sfondo horror, con le fantasie degli ospiti che da idilliache si trasformano ben presto in una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Ora dovranno tutti darsi una mano per superare le proprie paure e problemi interiori in modo da uscire dall'incubo. Anche se non ben apprezzato, una parte di me gli vuole dare una possibilità. Quindi vedremo. Anche per questa puntata ho concluso. Prima di darvi qualche anticipazione, però, ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e soprattutto di commentare e condividere questo video. Piccoli gesti che apprezzo sempre tantissimo, lo sapete. Prossima live in arrivo dedicata al mondo del drama coreani che stanno spopolando, ma poi la live su Pulgasari, kaiju nordcoreano, l'avete recuperata? Adesso però un saluto e al prossimo video. Ciao!